Ah, la semplicità. La vita oggi è più semplice, tutto è più semplice. Una volta per risolvere un problema bisognava prima cercarlo, poi cercare la soluzione ed infine massimizzare il risultato. Ora invece i problemi non esistono più. Non devo nemmeno più sbattermi a cercare le cose che mi piacciono, tanto ci pensano il mio cellulare e il mio computer a dirmi cosa mi piace e cosa non mi piace. Mi consigliano loro in fatto di libri, di videogiochi, di telefonia. E io li ascolto perché loro hanno ragione. Vado nei negozi, compro quello che mi hanno detto di comprare e torno a casa. Mi fido, me l'hanno detto loro. E loro tengono a me. Già, peccato che i tre quarti delle volte poi quelle cose mi facciano cagare. Riflettete un attimo, è il modo di fare una cosa che è diventato più semplice o è la cosa stessa che è diventata più stupida? Sarà capitato a tutti a noi una volta di andare in uno di questi negozi appartenenti a catene mostruose legate alla tecnologia tipo MediaWorld, Saturn, Neutronic, Pignapignametta e trovarsi davanti computer, cellulari, videogiochi, console che promettono prestazioni allucinanti con una semplicità altrettanto allucinanti. Voi giustamente li comprate, come li ho comprati sempre anch'io, li portate a casa e li provate. È vero che sono semplici da usare, ma cosa danno? Facciamo l'esempio più classico, il cellulare. Il cellulare funziona con un sistema di applicazioni che ti permette, a detta dei produttori di telefoni o comunque di smartphone, telefonia, quello che sia, di poter personalizzare il tuo smartphone in maniera sempre più approfondita e sempre più specifica a seconda delle tue esigenze. Ci ho provato anch'io a personalizzare il mio smartphone. Il risultato? Fruit Ninja! Tutte le applicazioni scaricabili e installabili su un cellulare, o almeno il 99%, sono paragonabili a Fruit Ninja. Questo perché? Perché costano poco, sono facili da programmare, ma soprattutto perché è la gente che non chiede niente di più. Nessuno chiede niente di più di Fruit Ninja. Infatti, il mio cellulare, che è un LG 4X HD Optimus, quello che sia, funziona velocissimo con l'applicazione, ma in quanto a chiamate fa schifo perché non sento nulla. Non c'è qualcosa che non va. È un telefono. Dovrei sentire quando la gente mi chiama. Ma cambiamo argomento, questi sono affari miei. Rimanendo nel negozio di tecnologia, guardiamo i computer. Che siano Apple, che siano Microsoft, che siano quello che siano. Cosa hanno oggi in comune? Un'interfaccia per facilitare l'accesso all'applicazione. Guardiamo per esempio Windows 8. Una ciofeca colossale, che poi ciofeca non è, perché comunque ha delle prestazioni buone, che per il 99% degli utenti rimarrà quella schermata blu con i collegamenti per Facebook e Twitter, perché la gente non ha bisogno di altro. Vogliamo cambiare completamente campo? Va bene, usciamo dalla MediaWorld, andiamo alla Feltrinelli, andiamo alla Mondadori e guardiamo quelli che sono i libri in uscita in questo periodo, o comunque nell'anno precedente, dato che è un po' che non faccio video. Uno a caso, 50 sfumature di grigio. L'unica cosa buona che ha quel libro è di aver fatto appassionare alla lettura milioni di persone che prima i libri nemmeno li toccavano. Per il resto, semplice, ma non semplice, scorrevole, semplice e leggibile. Lo ammetto, non ho letto molte pagine di questo libro, ma l'immagine mentale che mi sono fatto delle descrizioni di questo libro è di due manichini che facevano sesso in mezzo a un campo vuoto. Questo perché? Perché la gente ha bisogno di semplicità. Non c'è più bisogno di scrivere bene. Ma si può scendere ancora più in basso per quanto riguarda la letteratura. Siccome questo libro ha avuto successo, tutti i libri di quel genere ora hanno copertine simili a quel libro, perché la gente ha bisogno di sapere quali libri sono simili a quel libro, perché sarebbe troppo difficile cercarseli da soli. Stessa cosa per i libri della Twilight. La copertina figa di Twilight è ripetuta in maniera leggermente diversa su tutti i libri di quel tipo. Perché sarebbe troppo difficile andarsi a cercare, potresti magari incappare in qualche libro bello. Oppure il declino totale della fantascienza, il mio genere principe. Provate ad andare in qualsiasi scaffale dedicato alla fantascienza di una qualsiasi libreria in Italia e troverete libri di videogiochi, perché sono facili da leggere, i ragazzi si appassionano subito, e non costa molto scriverli perché basta copiare le trame dei videogiochi stessi. Io adoro Halo, ma la sua trama fa schifo. Non puoi pretendere di vendermi un libro sulla trama di Halo. E soprattutto pretendere di mettermelo di fianco ai libri di Ray Bradbury. Ma finiamo con questi esempi. Io li ho fatti semplicemente su tecnologia e letteratura, potremmo farli su qualsiasi cosa, dai prodotti per la casa agli attrezzi per il lavoro.
qual è il risultato di tutta questa finta semplificazione? Cazzo, siamo più semplici noi, siamo più stupidi, siamo più facili da sfruttare, possono venderci le minchiate che vogliono e noi li compreremo sempre, ma non è colpa loro, loro fanno bene, perché devono mangiare, è il loro lavoro, è colpa nostra, siamo noi stupidi. E per colpa della nostra stupidità stanno scomparendo dal mondo quelli che erano i programmatori seri, gli scrittori seri, i disegnatori seri, dato che comunque i fumetti buoni non ne escono quasi più ormai. Tutto in cambio di una finta semplicità, mascherata bene, che in realtà non è altro che superficialità. Siamo persone superficiali che viviamo in un finto mondo superficiale. E ora, superficialmente, vado a farmi la mia birra. Ok, ora è il momento delle spiegazioni. Ho cambiato lavoro, ho poco tempo a disposizione e ho dovuto cambiare quello che è il format del mio canale. Per cui da oggi, come avete visto, vi proporrò argomenti più ampi, più semplici da trattare e che hanno bisogno di meno preparazione. Ditemi se vi piacciono, ditemi se la cosa può piacervi, se vi fa schifo, se vi faccio schifo io, anche perché sono qua messo abbastanza male, devo anche farmi una doccia. In qualsiasi caso ringrazio sempre il blog Micromaniacs e il suo curatore Micromancer per l'appoggio, le sigle e la colonna sonora che sentite sotto la mia voce. Ovviamente in descrizione ci saranno sempre link utili, stavolta non so bene quali, vediamo. Il nuovo formato dei miei video ha colto un po' la sprovvista anche a me. Come sempre, morte a baffo buco e alla prossima!